Scriverò di te innocente, giovane apache, dalla lunga chioma di grappoli, grappoli d'uva rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti. Cesare Pascarella ambienta la sua scoperta dell'America in una tipica osteria romana, nella quale, tra un bicchiere e l'altro, un popolano, che chiameremo Righetto, narra ai suoi compagni di merende la storia della scoperta dell'America. Gli fecero, dice, ci dispiace di dirlo davanti, ma qui chi più chi meno a tutti quanti sta bugiarata qui poco ci piace. Così lei pure, fatevi capace, qui non ci sono né angeli né santi, qui ogni giorno di più che se va avanti, se va dalla padella nella brace. Avanti, avanti, sono parole belle, ma qui non ci sono tanti sacramenti, caro lei, qui si tratta della pelle. Già, speriamo che lei sia persuasa, se no, dice, non facci complimenti, vadi pure, ma noi torniamo a casa. Fece lui, se avevi ost'intenzione, potevi far de meno de far viaggio. Rifletteci al momento dell'ingaggio, no mo, che stiamo qui in agitazione. Che, non si sa. E quando uno si espone a d'astacco il vantaggio e lo svantaggio, almeno a così fa chi c'ha il coraggio. Glielo disse bene, e con ragione. Perché quando uno, caro mio, se vanta d'essere un uomo d'onore, quando ha dato la parola, deve essere sacrosanta. E sia lunga la strada, o brutta o bella, magari a Cristo ad amori ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, quelli ciurcinati, pure loro bisogna compatirli. Lì, soli, in mezzo al mare, abbandonati, e si dice presto a rimanere tranquilli. Capisco, dichi tu, ci siete annati, dunque è inutile a fare tutti questi strilli. Ma dimmi un po', dove erano arrivati? Che facevano lì? Qui sta il Busilli. E ogni giorno era come il giorno appresso. Oggi era brutto, speravi domani. Te svegliavi domani, era lo stesso. E senza mai sapere dove uno andasse. Cristo Gesù Maria, manco i cani. Deve essere stato un gran brutto trovasse. E io, nella mia piccola ignoranza, me ce investo. Fa tutto quel cammino. Arrivai in alto mare, arrivai insino a quello straccio di distanza e vedere la morte in lontananza. Vole vive e sentite lì vicino nell'orecchia la voce del destino che ti dice lassate ogni speranza. Ma pensa quel che deve aver sofferto quell'uomo, immassimato in quel pensiero di la terra c'è, sì, ne so certo, e lì sul punto d'esserci arrivato esse certo per Cristo che era vero e dove di vabbè, me so sbagliato. Ma lui, quanto sia, già c'era avvezzo a parlare per convincere le persone, e gli fece, dice, andiamo con le buone, venite qua, spaccamo il male a mezzo. È vero, sì, se tribola da un pezzo, per cui per risolvere sta questione non c'è altro che fa una convenzione che a me mi pare che sia l'unico mezzo, che poi parte due giorni andiamo avanti, e poi si proprio non c'è niente se ritrocede indietro, tutti quanti. Ve capacita? E quelli ci pensorno. Beh, dice, sono due giorni solamente. Beh, gli fecero, andiamo, e seguitorno. Ma lui, capischi, lui la pensò fina. Lui si era fatto già gli esperimenti, e dal modo che agivano i venti, lui capì che la terra era vicina. Per cui lui fece, intanto si cammina. Beh,
Dunque dice famoli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti. Defatti, come venne la mattina, «Tera! Tera! Per Cristo!» E tutti quanti ridevano, piagnevano, zompavano. «Tera! Tera! Per Cristo! Avanti! Avanti!» E lì, alle gran pericoli passati, chi ci pensava più? S'abbraccicavano, se baciavano. E c'erano arrivati. «Ah, mucche, grazie a Dio, siamo arrivati! A bracioletta! Portaci da bere! Di un po', ma quanti ne avevi già portati?» 7 e 3 fanno 10. Anino, bevi, eh? Bevete, sora mia, questo è Frascati. Come vi è, se ne va? Che è? Roba greve? Dunque, dove eravamo arrestati? Che niente ci vorressimo di beve? Ah, mo non comincia che non hai voglia. Domani? Ma de che? Dai, stasera te possi na ammazzate. Sei un gran boia. E già, se tu facevi l'avvocato, sai quanti ne finivano in galera? Dunque, sbrigate su, fatte uscire il fiato. Dunque, come finì? Oh, finì benone. Finì che quando tutto era finito, si cominciò a formare come un partito che io voleva fare all'opposizione. Gli dicevano, sì, avete ragione, non c'è niente che dire, siete istruito, è l'America, sì, non c'è questione, ma poi, se invece fosse un altro sito? Ma lui li messe con le spalle al muro. Gli fece dice, ah sì, ne dubitate? Mi dispiace, ma io ne sono sicuro. Vuol dire che poi, se voi non ci credete, domani presto al primo che incontrate andateglielo a di, che sentirete. E quelli puntuali, appena giorno che ci si cominciava appena a vede, se ne agnedero, e come che sbarcorno non sapevano dove mettere il piede. Defatti, appena scenti, se trovorno davanti a una foresta da non crede, dove che a malapena che c'entrorno, che vuoi vedere per Cristo? Lo stravede. Te basta di che lì in quella foresta, capischi, le piantine de cicoria gli arrivavano qui, sopra la testa. E quelli già, se sa, sono siti barberi. Ma tu invece de ride pia la storia, e poi tu vieni a di sicché sono l'arberi. Che lì l'arberi, amico, o callo o gelo, beh, quelli dagli secoli passati, da che domine Dio ce l'ha piantati, sono rimasti così, questo è Vangelo. E lì cammini sempre in mezzo a un velo d'un cianfruio di rami, intorcinati con l'altri rami, che te sono arrivati che le punte per Dio sfonnano il cielo. E l'erba sta intrecciata, così stretta, che una persona lì si va andare avanti, bisogna che la rompe con l'accetta. E poi, che rompe? Sì, ne rompi un metro, ma all'ultimo bisogna che la pianti, che lì fai un passo avanti e 100 addietro. Ma poi non serve a dirle tutte quante. La gran difficoltà di quella serva è che tu, fra mezzo a quelle piante, tu ogni passo che fai trovi una berva. E lì, capisci, ce ne trovi tante, come stessero dentro a una riserva. E c'è bazzica pure l'eliofante, che sarebbe il pulcin della Minerva. E panna lì, bisogna esserci pratico, perché poi, quando meno te l'aspetti, c'è il caso di incontrare l'uomo selvatico. E quello è peggio assai degli leoni. E quello te se magna a cinichetti, te se magna con tutti i garzoni. E quelli? Quelli? Gli è successe questa, che mentre lì, fra mezzo al villotello, o così alto per entrare nella foresta, rompevano i rami col coltello, vedero un fregno buffo, con la testa dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo, con la cresta tutta formata di penne d'uccello. Se fermorno, se fecero coraggio. «Ah, quell'uomo!» gli fecero. «Chi siete?» fece. «E chi ho da esse? Sono un selvaggio. E a voi altri qua giù, chi invece manna?» «Ah, gli fecero. Voi lo saperete quando vedremo il re che va con manna.» E quello allora gli fece il piacere di portarli da re, che era un sultano vestito tutto d'oro, con un cimiere di penne che pareva un musulmano. E quelli allora con buone maniere dice, sa, noi venimo da lontano, per cui, dice, volessimo sapere se lei siete o non siete americano. Che dite? Fece lui. De dove semo? Oh, semo de qui. Ma come sono chiamati sti posti, fece, noi non lo sapemo.
Ma vedi sì in che modo procedevano. Te basta a dire che lì c'erano nati nell'America e manco lo sapevano. E figurati allora tutti quelli, nel vederli così senza malizia, gli cominciarono a dire: famo amicizia, viva la libertà, siamo fratelli. E intanto l'antri, sui navicelli, che avevano sentito la notizia, capirono che la cosa era propizia. Sbarcorno tutti giù dai vascelli e quelli gli sbattevano le mani. E quell'altri, lo sai come succede, gli davano la guazza. E a mano che vedero che quelli ci abboccavano, che agivano con tutta buona fede, figurati siccome li trattavano. Li trattavano come ragazzini. Piavano due pezzi dei specchietti, una manciata de puglie, due pezzetti de vetro, un astuccetto dei cerini, e gli dicevano: quanto son carini, voler contraccambiare questi oggetti? E tutti quanti, quelli poveretti, gli davano le spille e gli orecchini. Figurate, ce fecero la mozza. E lì le ceste d'oro così arte le portavano via con la barozza. E me fai ride, ma come gliele davano? Quando mi dici che da quelle parti lì li quattrini non li circolavano? Perché il servaggio, lui, core mio bello, non c'ha quattrini e manco gli dispiace. Che lì il commercio è come un girarello, capischi siccome, fatte capace. Io sono un servaggio e mi serve un cappello. Io c'ho un abito e so che a te ti piace. Io ti do questo, adesso dammi quello. Sbarattamo la roba e stiamo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorile. Ma loro non ce l'hanno i quadrini. Invece noi, che siamo una famiglia di una razza di gente più civile, ce l'avemo. E il governo se li pia. Ma lì non c'è sottasse. E le persone t'agiscono secondo il naturale. Lì non ci trovi tanta distinzione. Ogni servaggio che vedi è un uomo uguale. Che dichi che non c'hanno l'istruzione. Ma intanto so decore, è surreale. E tu, finché lo tratti con le buone, non c'è caso che lui te facci male. Vuol dire che se ci fai la conoscenza che quelli te spalanchino le braccia, tu non gli hai da fare una prepotenza. Se quello devi a fatte le carezze, invece tu gli dai il carci in faccia, se sa, quello risponde con le frezze. E così finì lì, che venne il giorno che quelli cominciarono a andare in gattaccia, e quell'altri gli diedero la caccia, e venne il giorno che ce l'acchiapporno. E allora, se capisce, cominciarono le liti, e dopo venne il voltafaccia. Quelli gli eseguitorno a ride in faccia, e quell'altri, lo sai, gliela cantorno. Dice: lassamo perdere selvaggia, se no, dice, mannaggia la miseria, una volta o l'altra qui nasce una strage. Ma quelli invece seguitavano, e allora diventò una cosa seria, perché le donne, poi, quelle, c'estavano.